La guerra. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziammo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte d'energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, computer portatili. Però, nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. E ho paura. Per me. Per mia moglie. Per mio figlio. Perché il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato. Che la guerra. La guerra non cambia mai. La guerra non cambia mai. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani, tesoro. Tu dici? Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Buongiorno, signore. Grazie, Codsworth. Ma certo, signore. Sugar bombs. 100% del fabbisogno giornaliero di zuccheri. Tesoro? Dovremmo mandare Codsworth in manutenzione, non credi? Codsworth? Si goda il suo caffè, signore! Ah, sembra che qualcuno abbia fatto la cacca! Mi occuperò del piccolo Sean! Sai, all'inizio ero nervosa, ma Codsworth è davvero bravo con Sean. Codsworth. Ah, lavori e altri lavori, la mia gioia infinita. Ma poi ci aspetta un fronte freddo dal Canada, che renderà fresche e secche le festività di Halloween della prossima settimana. Secondo le previsioni della settimana prossima, ci attende una massima di 11 gradi lunedì. Tesoro. Inoltre, nervoso? Sembra che anche le nostre motivo. Truppe il tuo discorso mi piacerà. Stiano incontrando un tempo insolito. Grognak il barbaro e la giungla dei bambini pipistrello. Il mio preferito. Puoi rispondere le stesse notizie. Probabilmente è quel venditore. Ti cerca tutti i giorni. Un picnic autunnale. Sarà facile per i nostri... Buongiorno, siamo della Voltec. Buongiorno. Vero? Guardi che cielo là fuori. Lei non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Sono giorni che ci provo. Si tratta di una questione della massima urgenza, gliel'assicuro. Che c'è di tanto importante? Oh, niente meno che il suo futuro. Non so se l'ha notato, signore, ma questo paese è diretto verso la rovina. Perdoni il mio linguaggio, ma il grosso boom è...
È inevitabile, temo. E arriverà prima di quanto lei creda, se capisce che cosa intendo. Ora, io so che è un uomo impegnato e quindi non le ruberò molto tempo. Il tempo è una merce preziosa. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Vault locale, il Vault 111. Magnifico. Oh, lo è, mi creda. Bene, siete già autorizzati ad accedere al rifugio in caso di annientamento atomico imprevisto. Devo solo verificare alcune informazioni, nient'altro. D'accordo, procediamo. Splendido, splendido. Adesso vediamo. Magnifico! È tutto! Devo solo consegnarlo al Vault. Congratulazioni per aver protetto il vostro futuro! Grazie ancora! Ehi, è una sicurezza in più. Verrà pure qualche scartoffia, no? Per te e Sean non esiste prezzo troppo alto. Ottima risposta. Ho i miei momenti. Questo pomeriggio qui in città, gli incredibili salti. Ho cambiato Sean, ma si rifiuta ancora di calmarsi. Credo che abbia bisogno di un po' del suo affetto paterno. Hai sentito Cosmo? Va pure. Come stanno i due uomini più importanti della mia vita? Gira un po' quella giostrina. La adora. Come sta il mio piccolino? Molto meglio, eh? Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Il tempo dovrebbe reggere. Sì, è una buona idea. Signore? Signora? Dovreste venire a vedere. Cotsworth, che succede? Seguito da... Sì, seguito da lampi. Lampi accecanti. Suoni di esplosioni. Stiamo cercando di ottenere conferma. Cosa? Sembra che abbiamo perso i contatti con le stazioni affiliate. Stanno arrivando rapporti confermati. E ripeto, rapporti confermati di esplosioni nucleari a New York e in Pennsylvania. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Dobbiamo andare al Vault. Subito! Ho preso Sean. Andiamo. Cotsworth, stammi bene, amico. Anche la sua famiglia, sì. Abitanti di Century Hills, se siete registrati, evacuate immediatamente verso il Vault 111. Dobbiamo entrare. Siamo sulla lista. Bambino, uomo adulto, donna adulta. Ok, procedete. Buona fortuna. Voi due, seguitemi, che forza! Che ne sarà di tutta quella gente fuori dal cancello? Stiamo facendo tutto il possibile, non vi fermate. Salite sulla piattaforma, al centro! Andali giù!
Ci siamo quasi. Ce la caveremo. Vi amo, tutti e due. Ti amiamo anche noi. Oh mio Dio! Chiariti! Questa cosa non può andare più veloce! Oddio, 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 oddio! Scendete tutti dall'ascensore e salite con calma le scale. Non dovete preoccuparvi. Vi sistemeremo tutti nella vostra nuova casa, Vault 111. Un futuro migliore sottoterra. Quindi dobbiamo... Sì, salire le scale. Non posso crederci. Se fossimo usciti un minuto dopo, no, saremmo no. Tutti... Non dovete pensare a queste cose. Ora siete al sicuro. Salite quelle scale e proseguite oltre quella porta. Scale, per favore. È qui per voi. Avvicinati al tavolo. A tutti i nuovi residenti, per favore, donna, procedete con calma. Benvenuti a casa. Da questa parte. Qui. Prosegui in quella sala. Donna e la sua buona. Laggiù, prego. Prendi una tuta del Vault e prosegui nella sala. Giù, prendi una tuta. Vi serviranno le tute per poter procedere oltre. Grazie. E adesso? Segui il dottore. Ti farà vedere dove andare. D'accordo. Voi tre, seguitemi. Una tuta del Vault. Vedi? Ora prosegui nella sala. Questa è la parte, nostra prego. Nuova casa. Oh, vi piacerà. È una delle nostre Prendetene strutture tutti più una. Avanzate. Le vostre nuove non tute del Vault. Non che le altre non siano magnifiche, intendiamoci. È andata. La nostra casa. Tutte le nostre cose. Mia madre e mio padre a Washington. Quanto pensa che resteremo qua sotto? Signore, verrà spiegato tutto alla riunione di orientamento, ma prima dobbiamo fare alcuni controlli. Mi sta bene, non credi? Le tute del Vault sono studiate per essere non solo confortevoli, ma anche alla moda. Pronti per il futuro, giusto? Ehi, da questa parte. Sali qui sopra e indossa la tua tuta del Vault. Shh, puoi venire qui. La capsula ti decontaminerà e depressurizzerà per poter poi procedere nel mondo. Rilassati. Inizia una nuova vita. Residente al sicuro. Vitali normali. Procedura completata. Tra 5, 4, 3, 2, 1. Te lo ripeterò. Non ti darò sciogliere!
Avanti, 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 Dio mio! Troverò i colpevoli. Li porterò a casa Shaw. È una promessa. I residenti devono abbandonare immediatamente il Vault. Scarafaggi giganti. Ma che... Cos'è successo qui? Dove sono tutti? Nulla. Serve un terminale. Carina, dopo tornerò a prenderti. Un terminale da qualche parte. Qualcuno ancora è vivo. Qualcuno è riuscito a uscire.
Sequenza ciclica della porta del Vault attivata. Si prega di allontanarsi. Granacci. Oh, è davvero lei! Cotsworth, cos'è successo al mondo? Al mondo, signore? Beh, a parte i nostri gerani che sono ancora l'invidia di Sanctuary Hills, temo che qui sia stata una vera noia. Ma le cose torneranno ad essere molto più interessanti con lei e la signora. A proposito, dov'è la sua dolce metà? Sono venuti al Vault. Magari li hai visti. Armati, con strani vestiti. Soltanto il figlio della signora Rosa, che correva in giro con il suo costume di Halloween una settimana fa. Quella donna ha un bel coraggio a lasciare libero il figlio. Non come in questa famiglia, signore. Lei e la signora siete sempre stati una coppia davvero responsabile. A proposito, dov'è? L'hanno uccisa. Signore, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io ritengo che le serva una distrazione. Sì, una distrazione per calmarsi. Oh, è da anni che non facciamo una bella attività di famiglia. Scacchi, o magari la sciarada. John adora quel gioco. Il piccolo è con lei. È sparito, cazzo. Qualcuno l'ha preso. Hanno rapito mio figlio! Peggio di quanto pensassi. Soffre di paranoia da fame. Non mangiare correttamente per 200 anni può portare a questo, temo. 200 anni? Cosa? Stai dicendo che... In effetti un po' più di 210, signore. Più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che è in ritardo per la cena di 2 secoli. Ah, forse potrei prepararle uno spuntino. Deve essere terribilmente affamato. Cotsworth, ti comporti in modo un po' strano, che c'è? Io... Oh, signore, è stato terribile. 2 secoli senza nessuno con cui parlare. Nessuno da servire. Ho trascorso i primi 10 anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti, ma nulla salva il legno vinilico dalle particelle nucleari. Nulla. E non le dico.
di spolverare una casa crollata. E la macchina! Come si può lucidare la ruggine? Resta con me, amico. Concentrati. Temo di non sapere nulla, signore. Quando sono cadute le bombe, siete scappati tutti in fretta. Ero sicuro che lei e la sua famiglia foste morti. Ho trovato questo olonastro. Credo che la signora volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi... beh, è accaduto tutto. Grazie, Cotsworth. Prego, ora basta deprimermi. Vogliamo cercare insieme nel quartiere? Potremmo trovare la signora e il piccolo Sean. Hai visto qualcosa di pericoloso? Oh, il solito, signore. Cani e mosche fastidiose. Devo indagare? Non resta più nulla. È tutto perduto. Beh, se vuole avventurarsi verso l'ignoto, non la fermerò. In sua assenza resterò di guardia nel quartiere. Ehi, Cotsworth. Attendo, va già via. Così presto? È per qualcosa che ho detto? Pronto, signore? Cercheremo la sua famiglia come una squadra. D'accordo. Fammi strada. Lieto di servirla, signore. Che succede? Sorpresa! Aia! Ok, ora sentirà. Super! Troveremo altri nemici, ma qui non c'è niente, a parte qualche mosca. Aspetti, i miei sensori rilevano del movimento in un'altra casa. Mi segua. Cotsworth, mi serve il tuo aiuto. Dove posso andare? Dovrebbe recarsi in città. Concord non è lontana, ma la gente lì non è educata come me. C'è ancora qualcuno a Concord? Sì, anche se sono un po' malmessi. Ricorda la strada? Devi attraversare il ponticello a sud, fuori dal quartiere, e superare la stazione di Red Rocket. Io resterò qui a difendere il fronte interno. Ehi, bello! Che ci fai qua fuori tutto da solo? Hai perso il tuo padrone, bello. Ok, allora. Vieni con me.
Ehi. Su, sulla balconata! C'è un gruppo di abitanti all'interno. I predoni hanno quasi sfondato la porta. Prendi quel boschetto laser e aiutaci, per favore! Senso restare qui a farci sparare. Smettila di fartela sotto. Resteremo qui per me. Come da ordine. Ma sei solo? C'è qualcosa? Sta sparando ovunque. Io non resterò qui ad aspettare. Giorni se fai anche solo un passo. Sono fuori io stesso. Ora chiudi quella bocca o non sorprenderemo mai quello stronzo. Non andranno da nessuna parte. Abbiamo altra merda di cui occuparci. Hai sentito? Devo fare un giretto. Ma tornerò ad ammazzarti. Tempo scaduto. Non puoi morire così. Razzo di... un tempismo impeccabile. Preston Garvey, Minuteman del Commonwealth. Non ci siamo. Minuteman. Siamo forse tornati indietro nel tempo. Proteggere la gente nel giro di un minuto. Era questa l'idea. Dannazione. Quindi mi sono arruolato. Volevo fare la differenza. E l'ho fatta, ma le cose sono degenerate.
Ora pare che io sia l'ultimo Minuteman rimasto. Il mondo è cambiato tanto. Tutto questo non ha senso. Stai bene? Ascolta, ci serve il tuo aiuto. E forse poi noi potremo aiutare te, eh? Che cosa ti porta qui? Sto cercando un infante. È stato rapito. È tuo o lo cerchi per conto di qualcun altro? C'erano parecchie famiglie in questo gruppo e parecchi parenti scomparsi. Un mese fa eravamo in 20. Ieri eravamo in 8. Ora restiamo in 5. Prima i ghoul di Lexington, ora questo casino. Ghoul? Che cosa sono i ghoul? Oh, forse... vedo che non sei di queste parti, eh? No. I ghoul sono persone contaminate. Per lo più sono come te e me. Hanno un aspetto orribile e vivono a lungo, ma sono ancora persone. Quelli di cui parlo sono diversi. Le radiazioni gli hanno fatto marcire il cervello. Sono diventati ferali. Se ti vedono ti faranno subito a pezzi. Ad ogni modo, abbiamo pensato che Concord fosse un luogo sicuro per stabilirsi. Quei predoni ci hanno smentiti. Ma... beh, abbiamo un'idea. Una buona idea può fare la differenza. Sturges, diglielo. C'è un Vertibird schiantato sul tetto. Rebellico. Forse l'hai notato. Beh, sembra che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45. Tecnologia militare. Che cosa rende tanto speciale quell'armatura atomica? Un sistema di servomotori Westech, ecco cosa. Con quello splendore, il super diventa la norma. Sarai più forte, tenace, resistente alle radiazioni e... indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai? Mitragliatore a canne rotanti. Ora sì che si ragiona. Vero? C'è solo un problema. L'armatura è senza energia. Probabilmente è a secco da un centinaio d'anni. Può essere riattivata, ma su questo punto siamo un po' bloccati. Quindi, qual è la soluzione? Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. In passato veniva usata dall'esercito e da alcune aziende. Ma non riusciamo a raggiungerne una. È giù, nei sotterranei, chiusa dietro una porta di sicurezza. Ascolta, io riparo le cose, le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Tu potresti riuscirci. Non lo so, vedremo. Beh, almeno non è un no. Ascolta, se trovi il nucleo di fusione, inseriscilo nell'armatura atomica e recupera il mitragliatore a canne rotanti. I predoni capiranno di aver sbagliato preda. Buona fortuna. Ho finito le forcine.
Sento. Arriva qualcosa. Quassù! Capo! C'è qualcuno quassù! Fuoco! Lo sapevo! Abbiamo finito? Perché non scendi? Fammi dare un'occhiata alla tua aura! Pochi sono in grado di superare i miei ragazzi, te lo concedo! Forza! Ho altro da fare! Ehi, resta qui. Avanza. Resta lì, qui. Ehi. Vai lì. Sforzarti, mamma. Stai bene. Sto bene, presto. Smettila di preoccuparti. Ehi, è stato uno spettacolo incredibile. Sono lieto che tu sia dalla nostra parte. Ora ve la caverete? Sì, almeno per un po'. Potremo trasferirci in un luogo più sicuro. Ascolta, quando ci siamo conosciuti, mi hai chiesto dei Minutemen. Se c'è una cosa che facciamo sempre è aiutare gli amici. Quindi, ecco, per tutto quello che hai fatto. Grazie. Prego, quando vuoi. Beh, se la metti così, forse potresti venire a Sanctuary con noi. Ci farebbe comodo il tuo aiuto per stabilirci lì. D'accordo, Garvey. Ci sto. Oh, magnifico! Ma c'è dell'altro nel tuo destino, no? Io l'ho visto. Il vuoto nel tuo cuore. Il mio destino? Che vuoi dire? Sei un uomo fuori dal tempo, senza speranza. Ma non tutto è perduto. La sento. L'energia di tuo figlio è vivo. Dov'è mio figlio?
Dov'è Sean? Ah, vorrei saperlo. Davvero. Ma non posso vedere tuo figlio. Posso solo sentire la sua forza vitale, la sua energia. È là fuori. E persino io non ho bisogno delle visioni per dirti dove cominciare a cercare. Nella grande gemma verde del Commonwealth, Diamond City, il più grande insediamento della zona. Che cosa c'è a Diamond City? Sean è laggiù. Ascolta, ora sono stanca. Forse se mi porterai delle sostanze, le visioni potranno fornirmi un'immagine più chiara. No, Mama Murphy, ne abbiamo già discusso. Quella robaccia ti ucciderà. Ma taci, Preston. Prima o poi moriamo tutti. Avremo bisogno delle visioni. E anche... Abbiamo lasciato Quincy. Ehi là! Sono felice che tu abbia deciso di venire con noi. Dovevo dare ascolto a Mama Murphy fin dall'inizio. Ci ha trovato un bel posticino dove stare. Credo che potremmo stabilirci qui. Che ne pensi? Sì, è bello. Io vivevo qui. Prima della guerra. Prima della guerra? Che significa? Vuoi forse dire che... Vivevo qui più di 200 anni fa. La maggior parte di questo periodo l'ho passato in ibernazione o qualcosa del genere, prima di risvegliarmi poco tempo fa. Wow! Come uno di quei vecchi ghoul prebellici. Hai detto di aver vissuto in uno stato di ibernazione. Qualcun altro è sopravvissuto a parte te? Solo mio figlio. Qualcuno lo ha preso mentre non potevo muovermi. Hai incontrato qualcuno con un ragazzino? Ah, mi dispiace. No, non mi sono imbattuto in nessun bambino rapito. Terrò comunque gli occhi aperti. Comunque, sono felice che tu sia qui. Spero non ti dispiaccia, ma ho un altro favore da chiederti. Ho ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di un insediamento. Sperano ancora che ci siano dei Minutemen da qualche parte. L'unica possibilità che abbiamo di ricostruire i Minutemen è dimostrare alla gente che possono contare su di noi nel momento del bisogno. Il fatto è che sono già molto impegnato qui. Non è che puoi occupartene tu? Di che genere d'aiuto hanno bisogno? Il solito. Predoni. Parla con quella gente e vedi di scoprire tutti i dettagli. Con piacere. Splendido. I Minutemen avrebbero proprio bisogno di altra gente come te. A proposito... Se vuoi darci una mano qui, parla con Sturges. Sarà contento di avere un aiuto. Che cosa vuoi? Abbiamo già abbastanza guai da queste parti. Punti sempre un'arma contro tutti quelli che incontri. Di questi tempi purtroppo sì. Se perdiamo altri raccolti è la fine. Ora è meglio se te ne vai. Non c'è niente qui per te. Non avete chiesto l'aiuto dei Minutemen? Sei dei Minutemen? Non credevo nemmeno che esistessero. Abbiamo inviato una richiesta d'aiuto tramite un mercante di passaggio. Ma non credevo che... Forse ho visto qualcosa. Diamoci venuto. Per ora. Ti ho detto di andartene. Rilassati, faccio parte dei Minutemen. Credevo che qualcuno qui avesse bisogno di aiuto. Sei dei Minutemen? Non credevo nemmeno che esistessero. Abbiamo inviato una richiesta d'aiuto tramite un mercante di passaggio. Ma non credevo che sarebbe servita qualcosa. La maggior parte della gente non ha molta fiducia nei Minutemen di questi tempi dopo Quincy. Brutta storia quella. Posso fare qualcosa per aiutarti? Sì, e sono davvero felice che tu sia qui. C'è una banda di predoni che ci sta creando problemi da settimane. Vengono e rubano cibo e provviste.
minacciando di ucciderci se non li paghiamo. Sappiamo da dove vengono, ma non possiamo affrontarli da soli. Sarà un piacere prenderli a calci nel culo. Grazie. Se questa volta fate sul serio, le cose non potranno che migliorare. Non c'è niente. Torna indietro! Mi stavo divertendo! Sì, è una cosa più scusa. Va sempre peggio. Che c'è? Hai le ore contate, principe! Ma che... Devo aver preso un colpo alla testa. Comincio ad avere le visioni. Rumori. Solo rumori. Chi va là?
Hai trovato quei predoni? Sì, gli ho fatto il culo. Scherzi! Finalmente una bella notizia! Dopo tanto tempo. Ne abbiamo parlato. E abbiamo deciso che se ci avessi aiutati, ci saremmo uniti di nuovo ai Minutemen. Se vogliamo che le cose migliorino, dobbiamo cominciare a sostenerci a vicenda. Siamo dei vostri. Conta pure su di noi in caso di bisogno. E grazie ancora. Serve qualcosa? Hai presente l'insediamento che mi avevi chiesto di aiutare? Hanno deciso di unirsi ai Minutemen. È una notizia fantastica. Sapevo che eri la persona giusta per quell'incarico. A proposito, dovresti prendere una di queste pistole lanciarazzi. Puoi usarla per chiedere aiuto a tutti i Minutemen nelle vicinanze. Per ora non ti servirà molto, ma una volta che avremo più insediamenti dalla nostra parte, potrai ricevere aiuto ovunque ne avrai bisogno. Penso tu sappia che sono uno degli ultimi Minutemen rimasti. Ma non ti ho mai raccontato quello che ci è successo. Pensavo che me lo avresti detto al momento giusto. Hai sentito parlare del massacro di Quincy? Di che si tratta? Credevo che tutti nel Commonwealth lo sapessero. È stato lì che i Minutemen hanno tradito se stessi e le persone che dovevano proteggere. Ero con il gruppo del colonnello Hollis. Un manipolo di mercenari chiamati Gunner attaccò Quincy. La gente del posto chiese aiuto ai Minutemen. Noi fummo gli unici ad accorrere. Gli altri gruppi voltarono le spalle sia a noi, sia agli abitanti di Quincy. In pochi riuscirono a sopravvivere. Il colonnello Hollis rimase ucciso, così io mi ritrovai a capo dei superstiti. Non abbiamo mai trovato un posto sicuro dove stabilirci. Solo disastri uno dopo l'altro. Hai visto com'è finita Concord, no? Finché tieni duro, i Minutemen non moriranno. Non ho intenzione di arrendermi, ma non posso proteggere il Commonwealth da solo. Riesco a malapena a prendermi cura di queste persone. È per questo che ora sto parlando con te. Io non posso ricostruire i Minutemen, ma tu sì. Perché non puoi essere tu a guidare i Minutemen? Non ne sono capace.
Io posso guidare i miei uomini in una battaglia. Posso difendere un perimetro contro tutto e contro tutti. Ma non basta. Per riportare in vita i Minutemen, ci serve qualcuno in grado di riunire tutto il Commonwealth sotto una causa comune. Penso che tu sia la persona che cerchiamo. Cosa ti fa pensare che io sia la persona adatta? Ci hai salvati a Concord. E non avevi motivo di farlo. Avevi i tuoi problemi di cui occuparti, ma ci hai aiutati lo stesso. Quel genere di altruismo è un sentimento che ultimamente è sparito da queste parti. D'accordo, accetto. Bene, ottimo. Lieto di averti tra noi. Sento che questo è un nuovo inizio per i Minutemen e per il Commonwealth. Non preoccuparti, sarò sempre al tuo fianco, generale. Ho ottenuto una grossa promozione, a quanto pare. Il leader dei Minutemen ha sempre avuto il grado di generale. Il nostro ultimo leader è stato il generale Becker. Dopo la sua morte nell'82, non siamo riusciti a trovare un accordo sul suo successore. Dato che sono l'ultimo dei Minutemen, non c'è nessuno che possa opporsi alla mia decisione di nominarti nuovo generale. Ora spetta a te dimostrare di meritare questo titolo. Ho da affidarti un incarico un po' diverso dal solito. I nostri ricognitori hanno trovato un buon posto per un nuovo insediamento. Il fatto è che è abitato da alcune bestie feroci. Una volta che avrai ripulito l'area, sistema un segnalatore radio per avvisare tutti i coloni. In poco tempo avremo una nuova fattoria al posto di una zona contaminata. Ci riprenderemo tutto il Commonwealth, pezzo dopo pezzo. Danny, apri! Tu vuoi entrare a Diamond City, vero? Arrivo proprio ora, ma sì. Reggimi il gioco. Che hai detto? Ah, hai detto che sei di Quincy. Hai abbastanza mercanzia da rifornire il mercato per un intero mese? Ah! Hai sentito, Danny? Vuoi aprire e farci entrare? O vuoi spiegare personalmente a quella pazza di Mirna perché non sono arrivati i suoi rifornimenti? D'accordo. Non c'è bisogno di farne una questione personale, Piper. Dammi un minuto. Farai meglio entrare prima che Danny scopra tutto. Prima tu. Non aspettavo altro. Chi ti ha fatto entrare? Avevo detto a Sullivan di tenere chiuso quel cancello. Sotto la diffamatrice agitatrice di folle. Il livello di disonestà del tuo giornale. Farò smontare le vostre macchine tipografiche per recuperarne i pezzi. Oh. È una dichiarazione, signor McDonagh. Sindaco Tiranno censura la stampa? Perché non chiediamo al nuovo arrivo? Sostieni i giornali? Perché il sindaco minaccia di buttare nella spazzatura la libertà di parola? Ho sempre creduto nella libertà di stampa. Oh, non volevo trascinarti in questa discussione, no. No, no. Sembri adatto a vivere a Diamond City. Ti do il benvenuto nel verde gioiello del Commonwealth. Sicuro? Felice, un luogo in cui arrivare, spendere i propri soldi e stabilirsi. Non farti convincere del contrario da questa giornalista da quattro soldi, d'accordo? Scommetto che la tua città è uno splendido posto. Già. E il più grande castello di carte del Commonwealth. Finché non soffia il vento. Ora, sei qui in città per qualche motivo particolare?
Che posto è questo, comunque? Oh, questo è il posto più sicuro di tutto il Commonwealth, con la comunità più solida e la qualità di vita più elevata. Abbiamo negozi, medici, scuole, energia elettrica, acqua corrente e il muro, nostro sacro protettore. Imparerai a conoscere il muro, ne sono certo. Ma stavamo parlando di te. Allora cosa ti porta fin qui? Sto cercando una cosa. Oh, cosa stai cercando? Un bambino, rapito. Hai detto rapito? Ebbene, McDonagh, la sicurezza di Diamond City indagherà al riguardo. Che mi dici di tutte le altre segnalazioni di rapimenti che state non ignorando? Non ascoltarla. Sebbene mi addolori che la nostra squadra di sicurezza non riesca a seguire tutti i casi aperti, sono sicuro che potrai trovare aiuto. Diamond City dispone di ogni genere di servizio. Uno dei nostri grandi cittadini troverà sicuramente il tempo per aiutarti. Il sindaco di una grande città deve conoscere tutti. Chi può aiutarmi? Mi dispiace di non avere tempo per altre domande. Sono un uomo impegnato. Goditi la tua permanenza nella nostra bella città. Ridicolo! La sicurezza di Diamond City non può dedicare un agente alla ricerca. Voglio la verità, McDonagh. Qual è il vero motivo per cui la sicurezza non indaga mai sui rapimenti? Ne ho abbastanza, Piper. Da questo momento tu e tua sorella siete avvisati. Sì, continua a parlare, McDonagh. Non sai fare altro. Un grosso benvenuto a Diamond City dal sindaco. Che onore, eh? Ascolta, devo andare a sistemarmi, ma... passa dal mio ufficio più tardi. Ho un'idea per un articolo perfetto su di te. Qualcosa non va. Le sue cravatte. Oh, Nick. Un'altra persona in cerca di riparo dalla pioggia. Sei in ritardo, l'ufficio è chiuso. So che dovete essere impegnati, ma non vi ruberò troppo tempo. È importante. Non capisci. Il nostro detective non c'è. È scomparso. Hai idea di dove potrei trovarlo? È scomparso mentre lavorava a un caso. La banda di Malone Lusmizzo aveva rapito una ragazza. E lui aveva individuato il loro covo alla stazione di Park Street. Lì c'è un vecchio vault che utilizzano come base. Gliel'ho detto a Nick che era una trappola, ma lui mi ha sorriso ed è uscito lo stesso. Chi è questo Malone Lusmizzo? Non so molto su di lui, ma viene da Good Neighbor. E questo significa che si è laureato in una delle migliori scuole di criminalità. Lo troverò. Hai la mia parola. Grazie. Dovresti riconoscere facilmente, Nick. Indossa sempre un vecchio cappello e un impermeabile. Ti prego, fai in fretta. Debole.
Abbiamo sorpreso quel detective a peccare il naso. E lui cosa fa? Lo mette sotto chiave. Come se non avesse il fegato per ucciderlo seduta stante. Cosa fa per lo scoperto, cretini? Merda, l'hai fatto fuori! Ti troverò. Là! Annientateli! Guardate! Abbiamo perdite qui! Darla!
Una domanda. Perché cazzo qualcuno dovrebbe costruire un vol in una stazione della metropolitana? Questo posto non è certamente a tenuta stagna. Perché non avevano i... Ah, ti trovo. Merda. Testa di cazzo. Come va la de... Valentine? Hai fame? Vuoi uno snack? Continua a parlare, bestione. Così Malone, lo smilzo, avrà più tempo per pensare a come farti fuori. Non dire cazzate, Valentine. Non sai nulla. Non hai nulla. Davvero? L'ho visto mentre scriveva il tuo nome sul suo libro nero. Maledetto imbroglione. Mi pare abbia detto così. Poi ha segnato il nome 3 volte. 3 volte? Sul libro nero? Ma io... Devo chiarire la cosa. Stai cercando di svegliarmi, eh? Ehi tu, non so chi sei. Abbiamo 3 minuti prima che si accorgano che testa vuota non tornerà. Apri la porta. Il terminale che apre questa porta. Ah, un cavaliere senza macchia. Ma la domanda è: perché venire fin qui e rischiare la vita per un investigatore? Mio figlio, Sean, è scomparso. È stato rapito. Ma non so da chi. Non so dove sia. Un bambino scomparso, eh? Beh, hai trovato l'uomo giusto. Ma nel posto sbagliato. Sono rimasto chiuso qui per settimane. Sembra che la figlia scomparsa che stavo cercando non fosse stata rapita. È la nuova amante di Malone lo smilzo. Ed è una carognetta. Comunque, se hai un problema, sarò lieto di aiutarti. Ma non ora.
Andiamocene da qui, poi parleremo. La gang di Malone era piccolina, cacciata dal vecchio quartiere da gruppi più potenti, finché non hanno trovato questo posto. Non so cosa sia successo ai vecchi proprietari, ma non sono più qui a riscuotere l'affitto. Un vault vuoto, il nascondiglio perfetto. Aspetta, mi sento arrivare. Eccoli lì. Come vuoi gestire la cosa? Deve solo andare a controllare il prigioniero. Perché ci mette così tanto, eh? Ehi, Dino! Smettila di sfottere quel detective! Cosa? Riduceteli a un colabrodo! Tutto volume, eh? Beh, di certo funziona. Poveretto quello che dovrà pulire i pavimenti. Questa porta è andata. Vediamo se riesco ad aprirla. Non ho la chiave. Ci sono quasi. Ecco fatto. È decisamente più facile quando la serratura non è dall'altro lato. Neanche una goccia di sudore. Non che potessi. Tu e Valentine siete prima. Nascondi? Ucci ucci, sento altre scale? Chi ha costruito questo dannato vault? Sapevo che non avevi le palle. Cosa? Stai cercando di sbagliare? Malone, lo smilzo e i suoi ci aspettano qui da qualche parte. Il nome... Lasciarti ingannare. È pericoloso.
Un'altra porta chiusa. Si apre solo con una chiave. Sarà difficile. Ok, ci sono. Ma sento passi pesanti dall'altra parte. Dopo aver attraversato la porta, preparati a tutto. Cosa combini? Vieni in casa mia, spari ai miei ragazzi. Hai idea di quanti problemi mi causerà tutto questo? Non sarei qui se non fosse per la tua dama traditrice, Smizo. Dille di scrivere a casa più spesso. Oh, povero Valentine. Ti brucia essere stato steso da una ragazza? Dovrei tornare a casa da paparino? Non dovevi intrometterti, Nikki. Questo non è il vecchio quartiere. In questo vault sono il re assoluto, intesi? Non lascerò che un investigatore privato ci metta i bastoni tra le ruote, ora che le cose funzionano. Te l'avevo detto che dovevamo ucciderlo! Ma tu volevi fare il sentimentale. Tutte quelle cazzate sui vecchi tempi. Darla, ci penso io. Ma Lon lo Smilzo ha sempre tutto sotto controllo. Ah, certo. E allora che ci fa questo qui, eh? Valentine deve averlo portato per ucciderci tutti. Non era questo il piano originale, ma... Ehi, allettante. Ehi, qui comando io. Hai qualcosa da dire? Dillo a me. Sei brutto e grasso. Ed è ora che tu e la tua puttanella vi togliate di mezzo. Bravo, Fusco. No, mi ha preso bene! Dovevi scappare! Servono rinforzi! Pazza! Leggero o più pesante con tutti quei fori? I proiettili aggiungeranno qualche grammo. Buonanotte, dolce principe. Ai bei vecchi tempi. Sarà imbarazzante spiegare ai genitori di Darla che la loro amata figlia si è fatta... da ammazzare. Beh, perlomeno il caso è chiuso. Andiamocene. C'è una scaletta di servizio che dovrebbe portare in superficie. Cielo del Commonwealth. Non pensavo che una cosa così cupa potesse sembrarmi così attraente. Grazie per avermi liberato. Tra parentesi, come facevi a sapere dov'ero? Non molti conoscevano la mia destinazione. La tua segretaria, Ellie, mi ha mandato lei. Davvero?
dovrei darle un aumento. Ora, mi stavi dicendo di tuo figlio Sean e del fatto che è scomparso. Voglio parlarti nel mio ufficio a Diamond City. Mi darai tutti i dettagli. Direi proprio che meriti di sederti e di sfogarti un po'. Ci vediamo lì. Ci vediamo a Diamond City. Ellie, ci sei? Nick? Oddio, sei davvero tu? Difficile scambiare questa faccia per qualcun altro. Attento a non scherzare con la morte. Prima o poi la morte vorrà scherzare con te. Non fino a quando avrò degli amici pronti a darmi una mano. Hai salvato Nick. Questa agenzia è il mio lavoro. Ti ringrazio. È stato un piacere. Davvero? Allora immagino che per hobby tu frequenti parecchie rovine prebelliche, vero? So che non ne avevamo parlato quando hai iniziato la tua ricerca, ma meriti una ricompensa e anche un piccolo extra. Sai, se stai cercando lavoro e hai voglia di metterti in testa un bel cappello da detective, a Nick farebbe comodo un nuovo partner. Un caso alla volta, Ellie. Prima la nostra nuova conoscenza ha bisogno di aiuto. Va bene, allora parliamo di lavoro. Siediti pure. Quando si cerca una persona scomparsa, ogni dettaglio è fondamentale. Dimmi tutto quello che sai, non importa quanto sia doloroso. Eravamo in un vault quando è successo. Il Vault 111, una specie di impianto criogenico. Eravate sotto ghiaccio, eh? Cosa più importante, eravate sottoterra, sigillati. Sono parecchi ostacoli da affrontare solo per prendere una persona. Che altro sai dirmi? Mia moglie è stata uccisa. Cercava di impedirgli di prendere Sean e loro. È sufficiente, non devi aggiungere altro. Quindi parliamo di un gruppo di freddi assassini. Ma non sono ricorsi alla violenza finché qualcosa non è andato storto. Ricordi qualcos'altro? C'erano un uomo e una donna. Non hanno detto granché, ma ricordo che mi hanno definito il piano B. Quindi parliamo di una piccola squadra, professionisti. Del tipo che sa tenere la bocca chiusa durante un lavoro. Non so cosa intendano per piano B. Ricordi qualcos'altro? Cerchiamo mio figlio, Sean. Ha meno di un anno. Perché qualcuno dovrebbe rapirlo? Ottima domanda. Perché la tua famiglia in particolare? Perché un bambino? Dovrebbero prendersi cura di lui. E un bambino richiede molte attenzioni. Questa è una conferma. Non è stato un rapimento casuale. Chi ha preso tuo figlio aveva un piano. Ci sono parecchi gruppi nel Commonwealth che rapiscono persone. Predoni, supermutanti, Gunner e naturalmente l'istituto. Quindi credi che il responsabile sia l'istituto? Beh, sono lo spauracchio del Commonwealth. Se qualcosa va male, tutti incolpano loro. Facile capirne il motivo. I loro primi modelli di sintetici depredano le città, uccidendo chiunque si opponga. E poi ci sono i nuovi modelli, identici agli umani, che si infiltrano nelle città e le manovrano dall'ombra. E il peggio è che nessuno sa perché lo fanno, qual è il loro piano o dove si trovano. Neanch'io, e sono un sintetico. Un prototipo scartato, almeno. Comunque, devo trovare Sean. Hai ragione, ci stiamo perdendo in congetture. Concentriamoci su quello che hai visto. Che aspetto avevano i rapitori? Uno di loro si è avvicinato a me. Testa pelata, cicatrice lungo l'occhio sinistro. Aspetta, non è che... Non hai sentito nominare un certo Kellogg, vero? Ma chi è? Credi che abbia Sean? Non può essere una coincidenza. Ellie, che appunti abbiamo sul caso Kellogg? La descrizione coincide. Testa pelata, cicatrice. È noto per accettare lavori da mercenario pericolosi, ma nessuno sa per conto di chi. E aveva comprato una casa qui in città, giusto? Aveva un bambino con sé, vero? Sì, esatto. La casa abbandonata nella tribuna ovest. Il bambino aveva circa 10 anni. Hai detto che vive qui?
è ancora in città. Sono scomparsi entrambi tempo fa, se ben ricordo. Ma la casa è ancora lì. Facciamo un salto all'ultimo indirizzo conosciuto di Kellogg. Vediamo se riusciamo a scoprire dove è andato. La sicurezza non si spinge in quella zona della città, ma fate comunque attenzione. Come sempre. Volevo che Ellie lo sentisse, e credo tu debba saperlo. Tutto quello che ho scoperto su Kellogg prima che sparisse non promette bene. Non è soltanto un mercenario, è un professionista. Non rapido, sei di qui, mito, scrupoloso. Se vuoi una lezione di storia, non parla ha nemici, con perché sono tutti morti. Tranne te. Ma 10-1 che si tratta del nostro uomo. Non solo ha identificato le sue caratteristiche peculiari, ma anche il suo modus operandi. Dare una piccola squadra per rapire un bambino e lasciare uno dei genitori in vita per il futuro? Pochi mercenari del Commonwealth potrebbero farlo. Nick. Eccoci qui. Tieni gli occhi aperti, ok? Vediamo se riesco ad aprirla. Non mettermi fretta. Alla faccia della serratura. Hai qualcosa da nascondere, Kellogg? Perché non ci provi tu? Non riuscirò a forzarla. Ehi, Valentine. Una serratura difficile, eh? Vedi quella piattaforma in lontananza, all'entrata della città? È l'ascensore per l'ufficio del sindaco. Perché non vai a chiedere da quelle parti? Io resto qui a cercare di forzare la serratura. Dell'istituto verrebbe di corsa. Hai mai pensato che forse potresti attirare la sua attenzione niente usando parole in più carine del sindaco, intesi? Magari urlando meno. Ah, mi ricorda un articolo che sto scrivendo sulla tresca tra il sindaco e una bionda dalla zucca vuota. Sì, mi ricordo di te, il nostro nuovo arrivo. Vorrei essere nei tuoi panni, vedere la nostra gloriosa città per la prima volta. Come posso aiutarti? Qui in città viveva un uomo di nome Kellogg. Devo esaminare casa sua. Capisco. Beh, avrai le tue ragioni, ma io rispetto sempre la privacy dei miei cittadini, anche dopo la loro partenza. Non posso lasciarti invadere la casa di qualcun altro. E questo è tutto. Per favore, sindaco McDonagh, questo Kellogg ha rapito mio figlio. Devo trovarlo. Capisco, mi dispiace. Ma qualunque siano i crimini commessi dal signor Kellogg, la tua parola non è una prova sufficiente. Capisco, avete delle regole. Forse per il giusto compenso potreste fare uno strappo. Cosa? Come osi? Sono il sindaco da nazione, non un delinquente. D'accordo, grazie comunque. So che è frustrante, ma devo pensare a tutti gli abitanti di Diamond City. Non posso favorire una sola persona. Il sindaco riceve i visitatori, a patto che non siano della stampa. Ti serve aiuto?
Con chi devo parlare per avere la chiave di una casa che è stata sigillata? Se intendi una proprietà ipotecata dalla città, ne abbiamo registrata solo una. La vecchia casa del signor Kellogg. Se vuoi le chiavi, dovrai chiedere direttamente al sindaco. Non ho tempo. Mi serve quella chiave. Perché ci tieni tanto a trovare questa chiave, tesoro? Ti prego. Voglio solo trovare mio figlio. È stato rapito dall'uomo che aveva quella casa. Sento un sacco di storie tristi, perciò risparmiami. Forse potremmo trovare un accordo. Guarda caso, ho proprio qui un po' di tappi. Mi sembri un po' a corto di grana, killer. Fidati di me, è importante. Hai la mia parola. Pensavi davvero che avrebbe funzionato, eh? Non credo proprio. Non importa, grazie comunque. Buona giornata. Oh, guarda chi c'è. Cosa ti porta all'ufficio del sindaco, eh? Che cosa ci fai qui, Piper? Non prima che vada in stampa. Leggerai tutto sul prossimo numero. Se hai finito di occupare inutilmente la reception, signorina Piper, il sindaco deve incontrare cittadini più responsabili. Cerchi ancora quella chiave? Perché è tanto importante? Forse potremmo trovare un accordo. Guarda caso, ho proprio qui un po' di tappi. Un regalo? Per me? Molto generoso. Oh, che sbadata! Ho lasciato la chiave sulla scrivania e mi sono dimenticata di metterla via. Hai la chiave? D'accordo, entriamo. Diamo un'occhiata in giro. Kellogg deve pure aver lasciato qualcosa. Non ti sembra un po' piccola? Credevo che uno come Kellogg pensasse in grande. Controllato la scrivania. Ehi. Parola mia, questa casa è strana. Cerca qualcosa di insolito. Un interruttore, un pulsante. Guarda, è un modo di nascondere una stanza. Guarda qui, le cose preferite di un mercenario. Birra Gwinnett, proiettili calibro 44 e sigari, San Francisco Sunlights. Marca interessante. Tuttavia questo non ci porta da nessuna parte. Prendilo. Non lo troveremo mai. Dannazione, smettila di deprimerti. Possiamo ancora farcela. Che ne dici di Dogmeat? Un cane del Commonwealth come lui può seguire una pista per miglia. Beh, Dogmeat sembra ansioso di aiutare. Perché non lo lasci provare? Vediamo se trova una pista. Prima che tu vada, so che è una faccenda personale. Se vuoi affrontare Kellogg senza di me, basta dirlo. Voglio che tu venga con me, Nick. D'accordo. Cerchiamo quel bastardo. D'ora in poi sei tu il capo, ok? Tu dici salta e io obbedisco. Dogmeat. Cerca la pista, bello. Trovato qualcosa, bello?
Le ultime pettinature direttamente dagli spalti superiori. Comprate la vostra copia del Public. Vi sveleremo la verità sull'istituto. Aiuto! Aiuto! Morirà! Ha bisogno d'aiuto! Deve essersi fermato qui. Cerchiamo in giro. Vediamo se troviamo una pista. Niente, dovrebbe avere così tanti arti. Proprio quando iniziavamo a conoscerci. Sulla pista, bello. Sembra che Kellogg si sia fermato anche qui. Tieni gli occhi aperti. Ehi. Vedrò cosa posso fare. Che c'è, bello? Che cosa stiamo cercando? Va a controllare. Mi spiace, ma non posso farlo. Qui. Contaci. Bende sporche di sangue. Dogmeat ha ritrovato la pista. Può fiutarle. Aspetta lì. Resterò qui. Kellogg è ancora là fuori. Dobbiamo trovarlo, bello. Ok, bello. Forza. Fatto e fatto. Va avanti. Sei morto! Azione completata.
Vieni, vai lì. Si può fare. Vai lì. Certo. Laggiù. Buon piano. Avanti. Certo. Laggiù. In posizione. Contaci. Bene. Dogmeat ha trovato qualcosa. Sai cosa fare. Birra Gwinnett, una delle sue debolezze. Dogmeat ha ritrovato la pista? Ah, che ne dici, bello? Basta per continuare. Proprio a te! Ancora in piedi, no? Va! Fatto e fatto. E fuori. Vizio, un lavoro. Giocando con... Abbiamo perso. Qui. Errore. È stata una sistema bella festa. Sistema danneggiato. Non sento le gambe. Dimmi dove è andato Kellogg, scatoletta. Identità dell'assalitore, Kellogg. Siamo sulla pista giusta. Speriamo non manchi molto. Assalitore, a mente le armi. Kellogg è stato qui. Cerchiamo qualcosa per rintracciarlo.
Segni. Attenzione, è stato... Che cosa abbiamo qui? Errore. Sistema danneggiato. Non sento le gambe. Deve essere stato Kellogg. Identità confermata. Assalitore Kellogg. Compagni noti. Siamo sulla pista giusta. Speriamo non manchi molto. Stiamo avvicinando, lo sento. Che ne dici, diamo bello? Era del nostro uomo. Neanche una goccia di sudore. O che potesse. Questo è il posto. È qui dentro, bello. Lo sapevo che Dogmeat avrebbe fiutato il nostro uomo. Adesso ci pensiamo noi. Concedi una pausa al nostro amico a quattro zampe.
terminare. Guarda un po' chi è uscito dal frigorifero. L'ultima volta che ci siamo visti è più simile a un picciolo che altro. Mi spiace che casa tua sia distrutta. Pensavo di vederti bussare alla mia porta. Ti davo qualche possibilità di arrivare a sì. Ma poi pensavo che il Commonwealth ti avrebbe divorato. Refrigerante pompare nei raccolti. Ascolta, hai tanta rabbia dentro, ti capisco. Ma cosa speri di ottenere qui? Non sarà piacevole. La prossima volta ci penseranno due volte. Siamo soli. Iniziavamo a... Cominciate quello che non potete finire. Hai fegato e determinazione, e questo è ammirevole. Ma hai a che fare con... Ancora farlo, contrariamente a molti altri. Tocca proprio a te. Ok, d'accordo. Sono qui in fondo.
Fermerò i miei sintetici. Parliamo. Bene. Ed eccolo qui, l'uomo più resistente del mondo. Buffo. Pensavo di essere io. Dov'è mio figlio? Dov'è Sean? Io sono un burattino come te, con un palco un po' più grande. Tutto qui. Sean è un bambino sveglio. Un po' più grande di quanto ti aspettassi, sai? Ma sta bene. Solo che non è qui. È con le persone che muovono i fili. Dannazione, brutto mercenario di merda! Dov'è mio figlio? Com'è che si dice? Così vicino, eppure così lontano? Quello è Sean. Ma non preoccuparti. Morirai sapendolo felice e al sicuro. Un po' più grande di quanto immagini, ma... Beh, perlomeno ha una casa. L'istituto. Quindi dov'è, eh? Questo istituto? Come ci arrivo? Non mi hai ascoltato. Non puoi trovare l'istituto. È l'istituto a trovare te. Se apri l'armadio, è solo un armadio. Non puoi trovare il mostro che si nasconde al suo interno, finché non ti attacca. Ma direi che abbiamo parlato abbastanza. Sappiamo entrambi come andrà a finire. Quindi, siamo pronti? Oh, sono pronto. La domanda è, tu lo sei? Un'occhiata in giro, cercare informazioni nascoste. Bingo. C'è l'istituto dietro a tutto questo. Merda. Perfino io non so dove sia. E sono stati loro a costruirmi. Non sai niente, Nick. Guardami. Sono un rottame. Mi hanno buttato via anni fa. L'ennesimo prototipo non idoneo. E ovviamente non mi hanno lasciato le chiavi di casa. Brancoliamo nel buio. Dobbiamo fare un passo indietro. Coinvolgere qualcuno che sia meno coinvolto. L'unica persona che conosco disposta a interessarsi dell'istituto è Piper, la reporter di Diamond City. Secondo me dovremmo parlarle. In che modo Piper può aiutarci? Fidati di me, quella donna sa molto più di quanto vuol far credere. È la sua specialità. Conoscendola avrà i suoi metodi, e a noi serve coinvolgere qualcuno. Diamond City, messia. Ehi, non abbatterti. Vero,
La notte diventa sempre più buia, ma non può durare per sempre. Accesso al tetto. Gente del Commonwealth. Diamo la confraternita d'acciaio.